Il ruolo delle società scientifiche è sicuramente quello di supporto e di controllo da un lato, nel senso che il supporto è per dare quelle che sono gli approfondimenti clinici attraverso le linee guida che possono essere inserite in questi device, dall'altra parte il controllo attraverso delle mappe decisionali che devono essere prese e quindi la possibilità di orientare il ragionamento clinico attraverso un ragionamento che tenga conto delle linee guida stesse.